parliamo un po' di questo collegamento che interesserà il liceo Cassini con una personalità molto importante. Stiamo parlando dell'ingegner Paolo Nespoli, un astronauta italiano, un'eccellenza. Come sarà possibile? Niente, allora noi radioamatori della Rete di Sanremo appronteremo nei locali del Liceo Cassini una stazione radio molto particolare con delle antenne direttive, le quali andranno a seguire il segnale della ISS quando il nostro ingegnere Nespoli incomincerà a chiamare, lo andremo a seguire dall'orizzonte fino dall'altra parte con queste apparecchiature. Sono apparecchiature speciali che noi radioamatori utilizziamo appunto per questo tipo di collegamenti. Bene, parliamo anche della valenza a livello scolastico. Come cambierà, diciamo, questo l'apprendimento per i ragazzi del Cassini che sono coinvolti nell'iniziativa? Beh, il nostro obiettivo è quello di coinvolgerli proprio anche emotivamente e quindi verificare, a parte che collegarsi con lo spazio può essere già di per sé un motivo di emozione, fonte di emozione, però vedere come scientificamente certi esperimenti condotti nello spazio possono essere poi dei vantaggi dal punto di vista medico, dal punto di vista biotecnologico, secondo me è fondamentale per i ragazzi. Quindi può essere uno stimolo a studiare di più materie che sono apparentemente piuttosto ostiche per i ragazzi, piuttosto impegnative e a volte astratte, e nello stesso tempo vederne le valenze e l'utilità pratica per tutti noi. D'altronde è una stazione internazionale, quindi se è una ricerca condotta a livello internazionale ha delle grosse valenze scientifiche. Il collegamento avverrà, dai dati che abbiamo, alla fine di ottobre. La NASA ci avviserà qualche giorno prima perché dobbiamo appunto accendere queste apparecchiature, quindi noi aspetteremo il segnale, la chiamata della NASA e al momento opportuno noi punteremo le antenne verso la parte, diciamo, verso ovest in attesa che Nespoli incominci a chiamarci, quindi noi inizieremo questo collegamento con lui. Comunque praticamente dal 23 al 29 di ottobre, questa è la forchetta che ci hanno dato. No, esattamente il giorno no. Dipende dall'orbita che avranno, quindi potrà essere mattina o pomeriggio, non sappiamo ancora, dipende l'orbita quando incominceranno, diciamo, a chiamare Nespoli incomincerà a chiamare dall'orizzonte, noi dovremo essere pronti per rispondere alle sue chiamate. Allora, praticamente tutti gli studenti avranno la possibilità di accedere. Il percorso didattico vero e proprio verrà svolto nelle tre quinte dello scientifico, quindi per un totale di 80-90 alunni che dall'inizio dell'anno ad allora lavoreranno su questo progetto e quindi si prepareranno le domande da rivolgere a Nespoli. Lì dipende appunto da fin quando riusciamo a seguirlo, diciamo, dalla parte est, perché una volta che è passato sotto l'orizzonte dalla parte est non lo sentiremo più. Passerà sopra, sì, passerà più o meno in questa zona qui, solitamente quasi sopra Sanremo, quindi non avremmo problemi di collegamento, però dobbiamo aspettare che lui spunti, praticamente il segnale spunti da ovest fino a est e lo seguiremo, quindi dovrebbe essere circa un quarto d'ora, 20 minuti di collegamento. Che tipo di domande verranno poste a Nespoli? Siamo assolutamente in grado di anticiparlo. Il lavoro è un lavoro che verrà condotto dai docenti che hanno già lavorato sul progetto, quindi elaborato il progetto e che nascerà direttamente dai ragazzi. Non siamo in grado assolutamente di, neanche i docenti sono in grado di pensare a quali saranno le domande poste dai ragazzi. Sarà un momento loro, la fine di, diciamo, un'unità di apprendimento svolta e quindi vedremo quali saranno le loro curiosità.